favorito è Scale, il top weight, partiti nel frattempo con in vantaggio Scale nei confronti di Soprandare Adrenalina, quindi Ransom Force. I quattro concorrenti affrontano la piegata con Scale, il favorito, il top weight in vantaggio, in seconda posizione Adrenalina, il grigio per linee esterne Ransom Force, quarto scivola Soprandare. Cavalli al completamento della piegata con Scale in vantaggio quando si entra ora addirittura d'arrivo. Per linee esterne Adrenalina, Ransom Force, per linee interne Soprandar, cavalli ai 350 conclusivi con Scale che controlla. Al largo Adrenalina e Ransom Force, siamo ai 200 finali. Con Scale che cerca di fuggire via da Adrenalina, Ransom Force, Scale si difende da Ransom Force, Adrenalina e Scale il favorito che vince nei confronti di Ransom Force e Adrenalina. Partiti. In vantaggio si porta Trade Union, all'esterno Seniga, per linee interne filtra Brigant Akiram. Può seguire London River, quindi la Surga e Otre Magie. Gruppo ben riunito quando si affronta la piegata di sinistra, con in vantaggio sempre Trade Union nei confronti di Brigant Akiram e Seniga, quindi la coppia formata da Otre Magie e London River. All'estrema attesa poi la Surga si affronta alla dirittura opposta, non cambiano le posizioni, con in vantaggio sempre Trade Union nei confronti di Seniga, terzo è London River, quarta Brigant Akiram, quinto Otre Magie, chiude il gruppo sempre la Surga. Trade Union si mantiene in vantaggio. Sempre in vantaggio quando si va ad affrontare la piegata finale, viene impegnato ora all'interno da London River, quindi Seniga a ridosso dei primi a tre lunghezze Brigant Akiram, poi Otre Magie e la Surga. Si completa la piegata con in vantaggio Trade Union al centro pista, per linee interne London River, al largo Seniga, quindi ancora Otre Magie e la Surga, cavalli ai 350 metri finali con Trade Union che si mantiene sempre in vantaggio per linee esterne Seniga, all'interno London River, cavalli a 100 dal traguardo con London River all'interno, al largo Trade Union è passato in vantaggio London River su Otre Magie. Su Trade Union, scusate, terzo è Seniga, poi Otre Magie e la Surga. È tutto pronto, partiti. Class Life assume l'iniziativa, come del resto era prevedibile. Quindi Comet Grey Musicet a seguire, Nicky Force Erzan, poi Super Coral che segue a circa tre lunghezze. Cavalli dopo i primi 300 di gara con Class Life da frontrunner in avanti nei confronti di Comet Grey. In terza posizione si mantiene Musicet, poi Nicky Force Erzan e Super Coral. Cavalli lungo la piegata di pista piccola con in vantaggio sempre Class Life nei confronti di Musicet e Comet Grey. Prova a recuperare per linee esterne Nicky Force con in scia Erzan, poi Super Coral all'estrema attesa. Si completa la piegata, Class Life superato da Musicet per linee esterne Erzan, per varchi Nicky Force, al largo dello schieramento si ingamba anche Super Coral,
Cavalli ai 200 metri finali con Erzan a centropista in vantaggio al largo Super Coral per Varchi, ritorna Comet Grey, quindi Musicat al largo Super Coral, Comet Grey, Super Coral, Comet Grey, poi a seguire Erzan, Musicat e Nicky Force. Partiti, il più veloce è Danny Durol che prova ad assumere il comando, anticipato poi da Alka Koniak lungo la corda, al suo esterno ovviamente Danny Durol, poi dietro i primi 2 giorni di tuono è Saraina d'Arborea, quindi Alka Perla, poi Chulpas e Bertolfo, a seguire Sperivalley. Cavalli lungo la piegata di pista piccola con in vantaggio Alka Koniak. Per linee esterne si profila anche Giorni di Tuono che prende contatto con il battistrada. Quindi Danny Durol, Alka Perla, Chulpas, Bertolfo e Sperivalley. La retta d'arrivo con in corda Alka Koniak, al suo esterno Giorni di Tuono per Varchi, Danny Durol, quindi Alka Perla. Al largo dello schieramento Chulpas, siamo ai 200 finali con Alka Koniak in corda, al largo Chulpas, quindi a seguire Danny Durol, Alka Koniak respinge Chulpas, Alka Koniak su Chulpas e Danny Durol. Partiti. Il Ashiki lungo la corda si porta in vantaggio, poi per linee esterne Saltykov, a seguire Patelli, quindi Javier, Mujanait, Smidolf, Othello lo Champ con in coda Super Menife, in coda al gruppo. Si va ad affrontare la prima piegata con Ashiki in avanti, al suo esterno si profila Javier che ora assume l'iniziativa, Saltykov su Ashiki, quindi Javier, ancora Patelli, poi Mujanait, Super Menife, Smidolf e Othello Champ. Cavalli lungo la dirittura opposta alle tribune, con in vantaggio Javier, quindi a seguire Patelli, Ashiki, Saltykov, Mujanait. Cavalli che vanno ad affrontare la piegata con in vantaggio Javier nei confronti di Patelli, terzo si mantiene Ashiki, quarto Mujanait, per linee esterne prova a recuperare Super Menife, a seguire Smidolf, cavalli in dirittura d'arrivo con Javier in corda, al suo esterno si mantiene Patelli, per linee ancora esterne Mujanait, Super Menife a centropista. Siamo ai 200 metri conclusivi con Patelli che passa di slancio al largo Super Menife, quindi Mujanait, ancora Ashiki, Patelli in vantaggio, Patelli al largo Super Menife per Varchi, Ashiki, Patelli vince su Ashiki e Super Menife. Patelli, Federico Bossa, 4,04 la quota. Partiti. Perde qualche battuta il grande Carmelo nelle fasi iniziali, assume l'iniziativa Joli Cadeau nei confronti di Milo, per linee esterne piccolo Bazar,
A ridosso la favorita De Rochadora con i fianchi Never Will, poi Alcadiana, una decina di lunghezze, segue il grande Carmelo. L'andatura è buona con Joli Cadeau che si mantiene lungo la corda, al suo esterno piccolo Bazar, poi Milo con la giubba verde, all'interno di Milo galoppa De Rochadora, poi Never Will, Alcadiana e il grande Carmelo. Cavalli che vanno a completare la piegata, non cambiano le posizioni, con Joli Cadeau sempre in leggero vantaggio nei confronti di Piccolo Bazar. Quindi De Rochadora per Varchi, al largo si sposta Milo, ancora Never Will, cavalli ai 300 conclusivi con in vantaggio De Rochadora, quindi Never Will. Per Varchi si mantiene Piccolo Bazar, De Rochadora ha preso il tempo a tutti, De Rochadora si difende dall'attacco di Never Will, De Rochadora, Never Will, poi a seguire Piccolo Bazar e Milo.